Sono 13 ad oggi gli agricoltori custodi certificati con il marchio Antichi Ortaggi del Tiguglio. Sono invece 11 le varietà di ortaggi già individuate e accreditate dal progetto Ortoling, che si trovano in prevalenza nel Tiguglio e in particolare nei comuni di Lavagna e Ne, certificazione resa possibile grazie all'intervento della Camera di Commercio di Genova. Questo è un progetto che è calato sul nostro territorio, ma viene dal territorio, dall'esigenza di avere l'opportunità di poter riprodurre i semi, ovviamente i semi dei nostri prodotti che sono certificati a marchio Camerale, cosiddetti antichi ortaggi del Tiguglio, e che fa sì che si possano ovviamente aumentare la produzione perché le richieste oggi come oggi sono importantissime e non abbiamo l'opportunità di poterle riprodurre. Utilizzando un bando del PSR, il Piano Sviluppo Rurale Liguria, siamo arrivati e cercheremo di arrivare quanto prima a una produzione massiccia di questi prodotti che oggi come oggi sono fondamentali per il mantenimento anche del nostro territorio. È un progetto biennale che ovviamente va verso la direzione di una certificazione di questi prodotti. Sappiamo benissimo che sono moltissimi i prodotti degli antichi ortaggi del Tiguglio che possono essere certificati dai vari cavoli che abbiamo sul territorio, al fagiolino pelandroneto, al pomodoro pur semin e via dicendo. Di tutti questi si va a cercare quelle che sono le origini proprio di tracciabilità per quanto riguarda le caratteristiche chimico-fisiche, in modo tale da poterli poi essere registrati nell'albo nazionale dei prodotti ortofrutticoli. Ortoling, ideato dalla cooperativa agricola Lavagnina, non si ferma nel Tiguglio, ma continua nel suo impegno di salvaguardia e tutela, favorendo anche la promozione delle biodiversità dalle rive dell'Entella alla Val Gravegna e si fa cibo da portare in tavola dai ristoratori di Genova Liguria Gourmet. Il progetto è in corso, sono circa un anno e mezzo che siamo in attività e avremo ancora un anno, diciamo, di tempo per poterlo sviluppare fino in fondo. Sono coinvolte 9 aziende agricole locali concrete, che sono loro che hanno avuto il desiderio di partire e di intraprendere il progetto, diciamo, di tutela della biodiversità ligure e in seconda battuta hanno chiesto alla cooperativa di poter fare la capofila, cosa che la cooperativa ha consentito ben volentieri, sperando con questa cosa di portare un contributo così positivo e concreto a questi riconoscimenti. Quale altro riconoscimento poteva mancare ad una città che ha investito nella consacrazione di una parte di se stessa all'antica tradizione rurale, allo sviluppo sostenibile del territorio, alla cura e alla difesa del paesaggio, se non le spighe verdi? L'ambito generale, lo sfondo è la spiga verde che viene rilasciata a comuni che rispecchiano determinati criteri, l'educazione sostenibile, l'attenzione al territorio, un'offerta turistica compatibile con le primizie del territorio e anche un ciclo dei rifiuti particolarmente attento. Due sono i comuni liguri che hanno ricevuto questo riconoscimento, Lavagna è tra questi. Chiaro che noi abbiamo sempre avuto all'attenzione il fatto che la valorizzazione dei nostri prodotti dovesse costituire una peculiarità, perché consente uno di destagionalizzare, penso all'evento sul cavolo a novembre, due consente un'offerta turistica enogastronomica dove il famoso chilometro zero non deve essere un'utopia, ma deve essere un'attenzione che i nostri ristoratori pongono a favore di coloro che frequentano i loro punti di ristoro, ponendo piatti costruiti e costituiti con le nostre primizie. E per averle, si deve tornare per forza anche a fare una battuta sulla piana dell'Entella. Lei questa mattina ha detto è agricola e rimarrà tale. Sì, ed è un vanto della mia amministrazione che ha assunto una delibera che ha
mantenuto e rimarrà tale il vincolo agricolo della piana, indipendentemente da ogni opera che intende sfasciare quella splendida area, vedasi la diga per figli, ma al tempo stesso quell'area rimarrà sempre verde, dovrà essere maggiormente valorizzata perché costituisce un polmone verde per la nostra città e per il nostro territorio, ma non solo, una fonte di quei prodotti che questa mattina abbiamo discusso inseriti nel progetto Orto League, che è un progetto che di nuovo accende un faro di attenzione su quello che deve essere un ritorno a questo tipo di attività economica.